Giancarlo Magalli, uno dei presentatori più amati del nostro paese, è tornato alla ribalta dopo un periodo di assenza dovuto a un linfoma non Hodgkin, da cui fortunatamente è guarito. Il conduttore dei Fatti Vostri ha dichiarato di essere riuscito a controllare la malattia grazie alla chemioterapia e ad altre cure, ricevendo anche telefonate di sostegno da amici come Timperi e Max Tortora. Oggi, domenica 27 ottobre, Magalli sarà ospite a Verissimo da Silvia Toffanin, dove parlerà della sua esperienza e della sua vita privata. Il presentatore è stato sposato due volte, prima con Carla Crocivera e poi con Valeria Donati. Quest'ultima è nata nel 1975 ed è stata la seconda moglie di Magalli, con cui ha avuto una figlia nel 1994. Nonostante il divorzio nel 2008, Magalli e Valeria Donati sono rimasti in ottimi rapporti, così come con la sua prima moglie. In una recente intervista il conduttore ha dichiarato che il suo amore più grande è stato proprio Valeria Donati, con cui ha mantenuto un rapporto di amicizia e rispetto anche dopo la separazione. Durante l'intervista Magalli ha anche rivelato di aver risolto le divergenze con Adriana Volpe, con cui ha avuto rapporti conflittuali in passato. La conduttrice sarà anch'essa ospite a Verissimo oggi, domenica 27 ottobre. Al momento, Giancarlo Magalli si definisce single e felice nella sua casa, circondato dai suoi libri e dai suoi ricordi. La sua storia personale e il suo ritorno in televisione stanno suscitando grande interesse